Buongiorno, sono Patrizia De Nisi. Con Parisa Basi vi presentiamo gli aspetti nutraceutici e chimici delle antocianine del mais, che sono focus del progetto PASTEL. Le antocianine sono dei pigmenti naturali idrosolubili, prodotti dal metabolismo secondario delle piante. Esse appartengono alla famiglia dei flavonoidi, che a loro volta fanno parte dell'ampia classe di composti fenolici. Le antocianine sono presenti nei vacuoli delle cellule epidermiche della pianta e contribuiscono alla colorazione dei frutti e dei fiori e di altri organi vegetali, dipingendoli con varie tonalità, dal blu porpora al rosso all'arancio. Nella pianta, le antocianine svolgono diverse funzioni fondamentali. Grazie al loro colore, le antocianine, infatti, sono importanti per la riproduzione, promuovendo l'attrazione verso il fiore di insetti impollinatori o verso animali coinvolti nella dispersione dei semi presenti nei frutti. Tuttavia, le antocianine nella pianta hanno anche un ruolo fisiologico molto importante, perché le proteggono dalle radiazioni UV o le difendono dall'attacco di microrganismi patogeni. Oltre che nei fiori, le antocianine sono presenti in concentrazioni molto variabili in tutti i frutti, in particolare nelle bacche rosse, ma anche nelle radici, come la cipolla, la barbabietola o il rapanello, o perfino nelle foglie di cavolo rosso. Nel mais pigmentato, il contenuto di antocianine è particolarmente elevato e si aggira intorno ai 900 mg su chilogrammo di granella. Le analisi hanno infatti dimostrato che i pigmenti arrivano ad essere quasi l'1% in peso nel tutolo. Dal punto di vista chimico, le antocianine sono glicosidi, cioè dei composti costituiti da uno zucchero e da una parte non zuccherina, detta aglicone, che rappresenta la porzione cromofora, quindi colorata, delle antocianine. Gli agliconi hanno una struttura flavonica analoga a quella di altri pigmenti vegetali gialli, come ad esempio i flavonoidi delle arance. Le variazioni strutturali degli antociani sono determinate dal tipo di zucchero e dal legame che lo zucchero può fare con gli acidi organici e altre molecole più complesse, come i tannini. Un'altra variabile molto importante sono le sostituzioni idrossiliche sull'anello della glicone, che determinano la formazione delle tre principali molecole cromofore caratteristiche del mais pigmentato e che sono prevalentemente rappresentate dalla cianidina, 70%, ma anche dalla pelargonidina e dalla peonidina. La natura chimica dell'anello B della glicone determina il colore e quindi la tonalità degli antociani. Tutte queste combinazioni strutturali portano alla formazione di numerose antocianine diverse. La spettroscopia di assorbimento, in particolare quella UV visibile, è stata ampiamente utilizzata per l'identificazione degli antociani e per la loro caratterizzazione. Un tipico spettro UV visibile di un'antocianina mostra due range di assorbanza. Il primo nella regione visibile tra i 490 e i 500 nanometri, ed il secondo ad una lunghezza d'onda intorno ai 260-280 nanometri, nella regione degli ultravioletti. Queste caratteristiche definiscono, in un caso, la tonalità del colore, e nell'altro caso, l'eventuale protezione delle radiazioni UV che incidono sui pigmenti. Le antocianine costituiscono una buona fonte di coloranti naturali, tuttavia sono note per essere molto instabile. I fattori che più comunemente influenzano la loro stabilità sono il pH, la temperatura, la luce e l'ossigeno. L'acilazione dei glucosidi, cioè il legame dello zucchero con acidi organici o tannini, svolge un ruolo importante per la stabilità delle antocianine, così come la complementazione con i metalli. Il tutolo di mais è una biomassa lignocellulosica contenente principalmente cellulosa ed emicellulosa, fino al 70-80%.
Nel caso del mais pigmentato, abbiamo visto essere ricco fino all'1% di antocianine. Tramite il progetto PASTEL è stata prevista un'estrazione bifasica del tutolo di mais macinato, utilizzando inizialmente acqua calda e successivamente un solvente idroalcolico. In entrambi gli estratti si recuperano complessivamente 2/3 delle antocianine presenti nel tutolo. Il resto sono pigmenti recalcitranti che non si separano dal materiale lignocellulosico. Il destino dei due estratti prevede l'uso del pigmento per tingere i tessuti e l'utilizzo degli antociani come integratori per aumentare il valore nutrizionale in alimenti e in mangimistica. Il processo è eco-friendly grazie all'uso di solventi atossici riciclabili e al recupero di tutti gli elementi della filiera di estrazione. L'analisi qualitativa degli estratti ci ha portato ad identificare il profilo delle antocianine presenti nel mais ed è stato visto come l'estratto acquoso sia arricchito di antocianine malonil glicosilate, che sono anche le più stabili e quindi le più utili ad essere utilizzati quali pigmenti nella tintura dei tessuti. Mentre il secondo estratto, quello idroalcolico, contiene oltre il 30% di cianidina 3-glucoside, che è un composto noto per avere importanti proprietà antiossidanti ed antinfiammatori, delle quali ci parlerà ora Parissa. Grazie Patrizia. Buongiorno a tutti. Allora, io vorrei partire con i benefici degli antocianini per la salute. In realtà lo stress ossidativo è una condizione dannosa che si verifica quando c'è un eccesso di radicali liberi, come RAS, Reactive Oxygen Species, o una diminuzione dell'antiossidante, e che questo può causare danni ai tessuti a causa di fattori fisici, chimici, fisiologici, che portano a lesioni ai tessuti nel corpo e quindi causano diverse malattie e possono creare anche lo stato di infiammazione. La proprietà antiossidante dei pigmenti è in grado di proteggere le cellule dallo stress ossidativo e dunque dallo stato infiammatorio. Capire meglio questa proprietà, la capacità di diversi flavonoidi di essere antiossidanti potenti è stata misurata tramite TEAC e, come si può osservare, la cianidina rappresenta un'attività antiossidante identica alla quella della quercetina, che è ben nota per avere un'elevata attività antiossidante grazie alla sua struttura chimica e che, come l'abbiamo visto, della composizione antocianini dell'estratto in due dispositivi precedenti, cianidina si conta per più di 70% di antociani che ci contribuisce all'attività antiossidante dei estratti. Infatti, quando noi abbiamo misurato la capacità antiossidante degli estratti, abbiamo visto un'attività antiossidante più elevata per il primo o infatti per il strato acquoso, che comunque dobbiamo tenere in considerazione che questo strato contiene anche un contenuto di polifenole totale più elevata, che in realtà è stata destinata alla tintura dei tessuti. Parlando del meccanismo antiossidante ed antinfiammatorio a livello molecolare, possiamo dire che queste proprietà vengono dal fatto che questi pigmenti possono ridurre i radicali liberi, possono inibire diverse vie segnalazione cellulare tramite modulazione di trascrizione, o possono inibire mediatori di infiammazione. E quindi possiamo dire che questi pigmenti, questi antocianini, intervengono
modulando l'espressione dei geni dei citochini infiammatori o l'attività enzimatica. Questo potrebbe essere riassunto in questa figura che si spiega meglio come l'antocianina di mais pigmentato nello strato idroalcolico possono modulare l'attività enzimatica e quindi modificano anche l'espressione genetica delle citochine infiammatorie. Per esaminarlo, noi abbiamo utilizzato lo strato idroalcolico e l'abbiamo aggiunto sulle cellule KK2 infiammato con il citochine interleuchino 1 beta per valutare la capacità antinfiammatoria dello strato tramite l'espressione del gene IL8, che questo effetto infatti è stato confrontato con la molecola cianidina pura. Il risultato dimostra che effettivamente il secondo strato o lo strato idroalcolico è stata molto efficace quanto la cianidina per ridurre l'infiammazione. Quindi possiamo dire che questi strati ricchi di antociani possono essere utilizzati per gli aspetti nutraceutici come integratori in settore alimentazione per produrre i cibi funzionali. Alla fine possiamo dire che l'utilizzo sostenibile del mais pigmentato può essere riassunto in quel modo che parte granella viene utilizzato come functional food, cibi funzionali, invece parte tutolo che ha arricchito degli antociani posso essere utilizzato come coloranti naturali per i tessuti o in settore nutraceutico per composti chimici come aggiuntivi che possono aiutare a prevenire diverse malattie. E alla fine parte esausto del tutolo può essere utilizzato come lettiera per i piccoli e grandi animali. Grazie a tutti, vi salutiamo. Ciao. Ciao.